Scambio di mamme. Come mai sei così agitato? Perché è una cosa importante. Hai fatto 20 errori. Ti ammettilo, sei contenta? Non è fantastico? Avevi detto che non volevi più vedere un compito pieno di errori e io mi sono subito impegnato. E questo sarebbe il risultato? Ma scusa, è andato meglio del solito. Almeno qualcosa è giusto. E hai perfino il coraggio di vantarti. In fondo è pur sempre un successo, no? Stai scherzando, spero. Un successo è quando non si fanno errori o quasi. Invece di andar fiero di averne fatti meno del solito, dovresti vergognarti. Ma veramente? Non fai altro che darmi dei dispiaceri. Non ne posso più di te. Va, sparisci che è meglio. Mi spiace, Nobita. L'hai sentita? È stata così cattiva. Non te la devi prendere, era già di cattivo umore prima. Scommetto che non pensava a quello che ha detto. Però non avrebbe dovuto parlarmi in quel modo, ci sono rimasto Se male. pensi di aver fatto del tuo meglio, non hai niente da rimproverarti e non devi prendertela per come ti ha trattato. Ho un'idea, per cercare di dimenticare l'accaduto, ti andrebbe di andare a giocare un po' al parco abbandonato. Ehi, Shizuka, perché stai piangendo? Su, non tenermi in ansia. Non dirmi che qualcuno ti ha fatto del male. No, no, sta tranquilla, è per mia madre. Sta bene. Sì, ma è così insensibile. Non riesce a comprendere quello che prova. Insomma, lei non mi capisce. Significa che hanno appena sgridato anche te. Certo, che a volte si crea un abisso di incomprensione tra genitori e figli. Ehi, Suneo, cosa brontoli? Non vi avevo visti, ce l'ho con mia madre, mi crea un sacco di problemi ultimamente. Non dirmi che sei stato sgridato anche tu. Perché dici anche? È successo anche a me. E anche alla sottoscritta. Veramente? Sarà un caso o si sono messe d'accordo per sgridarci nello stesso giorno? Già, forse hai ragione. Vorrei che rispettasse di più le mie opinioni e mi ascoltasse. Non dirlo a me. Mia madre si comporta nello stesso modo. Non ascolta mai quello che dico e impone le sue idee. Lo stesso vale per me. E poi vorrei che fosse un po' più gentile e benevola nei miei confronti. Povero me, sono il bambino più sfortunato del mondo ad avere una mamma così crudele. Se è per questo dovresti conoscere meglio la mia, ti assicuro che è peggio. Figuriamoci, le vostre mamme non sono niente in confronto alla mia. Lei sì che è una vera tiranna. Invece ti sbagli di grosso, la mia è la mamma peggiore del mondo. No, no, e poi no, è la mia. No, non è vero, la mia batte tutte. Vuoi provare a vivere con la mia? Scusate, mi spiegate perché dovete litigare su quale sia la mamma peggiore? Mi sembra una cosa così Che inutile. cosa proponi? Ecco, che ne direste di scambiarvi le mamme per un po' di tempo e vedere quello che succede? Potresti farlo davvero? Prima di tutto dobbiamo scattare delle foto a ognuna delle tre mamme. E adesso che abbiamo le foto delle mamme, me ne serve una per ognuno di voi. Cominciamo da Nobita. Ora ho tutto quello che mi serve. Le foto di voi tre e soprattutto quelle delle vostre mamme. E adesso cosa devi farne? Semplice, formerò delle coppie che non abbiano alcun legame. Metto insieme Nobita con la mamma di Shizuka. Invece a Shizuka accoppio la mamma di Suneo. E infine a fianco di Suneo metto tua mamma, Nobita. Ecco, adesso avete tutti e tre delle mamme diverse, siete contenti? Wow, può succedere realmente? Certo, prima di cominciare, avete delle rimostranze sulle mamme? No, no, a me sta bene. No, neanch'io. L'importante è non avere la mia. Allora le coppie sono decise. Casetta crea famiglie! Inserisco le fotografie delle nuove coppie in ogni casetta. Tu sei sicuro che funzionerà? I miei ciuschi non falliscono mai. Shizuka, tu andrai a casa di Suneo. Invece Suneo andrà a casa di Nobita. E tu, Nobita, andrai a casa di Shizuka. È tutto chiaro?
Ma davvero è stato sufficiente mettere le nostre foto in quelle casette per scambiarci le mamme? Smettila di preoccuparti, ti ho già detto che è tutto a posto. Invece c'è un problema, devo fare i compiti, ho lasciato il quaderno in camera, arrivo subito! No, aspetta, dove vai? Salgo in camera! Oh, buongiorno, Nobita, come stai? Mi spiace, ma Suneo non è ancora tornato, avevi bisogno di vederlo? Cosa? Suneo? Ecco, io non ho, scusi, devo andare! Certo che è un bambino davvero strano. Questa ormai è la casa di Suneo, ricordi? Sì, mi sono distratto un attimo. Avevi ancora qualche dubbio che il mio Chosky funzionasse, eh? Ecco, sei arrivato a casa. Beh, che cos'hai? Forza, entra e saluta come se niente fosse. Non ci riesco, è la casa di Shizuka e mi sento un po' in imbarazzo a fare una cosa del genere. Torna qui, andrà tutto bene, fidati. Comunque è una cosa strana, non credi? Smettila di fare tante storie. Si può sapere che cosa stai facendo qui fuori? Coraggio, sbrigati a entrare. Su, vieni anche tu, Doraemon. Obbedisci. No, dentro, dentro. Non disturbo, vero? Chiudi il becco, non entriamo in camera, ciao. Mi hai fatto sudare freddo. Devi essere più disinvolto. In fondo appartieni a questa famiglia adesso. Sì, lo so anch'io, però vedi. Ecco, insomma, non mi sento ancora molto a mio agio. Scusa, mamma, vorrei... Come sei strano oggi, Suneo? Sì, ecco, forse però... Vuoi la merenda, vero? Vai pure in cucina e serviti, ma lavati le mani prima. Va bene. A me sembra piuttosto gentile. Non mi ha esagerato quando l'ha descritta, lo sapevo. Uffa, non riesco a trovare la posizione. Non essere noioso e impara a pensare a questa stanza come se fosse la tua. Hai detto niente, la mia è diversa. Ah, siete qui. Ah, sì. Ecco la merenda. Oh, grazie infinite, sei gentile. Ma come siamo educati oggi. Ti spiace venire un momento? Ah? Volevo solo chiederti scusa per quanto è successo prima. Come? Non capisco, di che stai parlando? Non ricordi più, ti avevo sgridato per il discorso delle lezioni di piano. Ah, sì, per quello, certo. Anche se Shizuka viene sgridata, non è mai per normali marachelle. Avrei dovuto tenere conto delle tue opinioni, invece di importi le mie a forza. Ma va, figurati, ormai è acqua passata e poi in quel momento non ero io. Come? Sì, insomma, ero un po' fuori di me. È una brava mamma, forse Shizuka pretende troppo. Se vuoi puoi comprarti quel nuovo videogioco. Grazie, grazie mille, mamma. Forse sono stata un po' troppo dura con te prima, ma non mi piace vedere sprecare i soldi. Spero che tu non ce l'abbia con me. Ci ho ripensato e vorrei scusarmi con te per prima. Lo so che ti sei impegnato al massimo, ma quando ho visto tutti quegli errori sono andata su tutte le furie. Quali errori? Mi dispiace per come ho reagito, mi vuoi scusare? La mamma di Shizuka è davvero deliziosa, non trovi? Eh sì. Vuoi che ti dia una mano a passare l'aspirapolvere? Ah, mi piacerebbe molto, ma non hai dei compiti da fare prima? Li ho già finiti tutti e ti aiuto volentieri. Che tesoro, sei un bravo bambino, grazie tante. Già. Se ti comportassi sempre così, non verresti sgridato in continuazione. Lo so. Oh no, sei tutto bagnato. Devi cambiarti subito. Asciugati per bene, non vorrei che ti raffreddassi. E poi mettiti questa. Sotto cielo! Che ci fanno qui tutti questi vestiti da bambina? Scappiamo! Ragazzi, mi sono preso un colpo. Già, cambiando soltanto le persone il tuo gioco non funziona. Hai ragione, ho commesso un grave errore. Allora, a voi com'è andata? Mi sono divertito un sacco e tua madre è davvero molto gentile. Cosa? Sul serio? A proposito, Shizuka, la tua si è scusata per averti sgridato per la storia delle lezioni di piano. Ha detto che avrebbe dovuto considerare di più la tua sensibilità. Ha detto così, però... Ah, scordavo una cosa. Tieni, questi me li ha dati tua madre per comprare un videogioco. Caspita, è da non credere! Allora abbiamo delle mamme proprio gentili. Puoi dirlo forte, soprattutto la tua, che invece di essere arrabbiata con te, ti perdona per il tuo disastro a scuola.
Porti a casa verifiche completamente sbagliate. Lei invece si è scusata per averti sgridato per gli errori che hai fatto nel corso. Sì, sì, va bene, zitto, per favore. Non è il caso di approfondire la questione in presenza di certe persone. Abbiamo capito che i genitori sono esseri umani come noi. E che per questo può capitare che commettano degli errori nei nostri confronti. Già, in fondo neanche loro sono infallibili. Bene, allora possiamo riportare le cose com'erano? D'accordo, tiriamo fuori le tre casette. Togliamo le fotografie che abbiamo inserito prima e così tutto tornerà alla normalità. Sono a casa! Ehi, Nobita, di chi sono queste? Oh no, quelle sono le mie mutande! Infatti, la mamma di Shizuka me le ha appena riportate. Si può sapere che cosa facevano le tue mutande a casa sua? Esigo una spiegazione! Ecco, io non so come sia successo. Cioè, non ricordi perché te le sei tolte? Sì, insomma, ecco, io... Credimi, mamma, c'è un buon motivo, però non so se è il caso di dirtelo.